È la vita un sogno per me. I ricordi mi sembrano veri. I miei sogni son sempre sinceri, tra storie d'amore e il cuore che va. La realtà di ogni giorno è più dura, ci si uccide anche senza pietà. Si può dare l'amore più vero, un cuore sincero, che sogno è per me. Veduti sì, i miei grandi eroi, eran proprio da soli con me. O mascagni, fattori e modi, ci insegnate la vita com'è così. Una storia che passa nel sogno è una favola della realtà. Che riempi il mio cuore, un sogno è l'amore, l'amore per te. Stop, per favore. Partito 203. Motore. Azione. No.
Nel 1930 l'Italia vive in pieno regime fascista, il famoso ventennio nero. Dappertutto allora principiava a nascere in tutti la fissazione di diventare il rappresentante del popolo, di quell'impero che, dicevano, avrebbe comandato il mondo. Nella città gli schieramenti furono diversi da tutto il resto dell'Italia. Difatti si capì subito che per il particolare carattere della popolazione, mentre alcuni andavano dietro alla filosofia presuntuosa di quel fascismo, molti, la maggior parte, si erano schierati con coraggio con i più deboli e con chi non avrebbe voluto prepotenze e soprusi. Aiuto! Alberto era un giovane del quartiere di Venezia, dalle fattezze arabe e dalla pelle scura, caratteristiche che tradivano le origini di una razza venuta da terre lontane, forse discendente da qualche pirata algerino o turco, ma chi lo sa. Era innamorato di Artemisia, una di quelle famose belle bimbe della Venezia, il quartiere più ganzo della città, conosciuta per la sua risolutezza, oltre che per una proverbiale bellezza. Non vedevo l'ora che facessi giorno. Ah sì? E come mai? Non lo immagini? Oh no, davvero. Non riuscivo a chiudere occhi stasera. Poverino, mi dispiace. Non ti potevi prendere una camomilla? Dovevo prendermi Matti, mia bella Artemisia. Soltanto te potevi acquietare la mia insonnia d'amore. Senti, a voler fare poeta stamattina. Guarda che io non c'ho tempo per rozzare, c'ho da lavorare. Ma alla fine ti sei addormentato? No. E adesso sono qui. Finalmente ti posso vedere. Ti posso toccare. Scusa. Senti. Non è che uno di questi giorni ti possa vedere da sola? Ma sei scemo. Ha voglia di ruzzare. Guarda che io sono una ragazza monda. Comunque, domenica vado alla festa dell'uva con una mia amica. Se vuoi mi trovi. Barbarina. Stasera? E siamo andati a vedere Misia. Ah, oh, bene, la vedi allo spettacolo. Sì, ci vai, ci vieni. Sempre stavo sempre là. Vai, okay. Allora a dopo. A dopo. Aspetto, eh. Ciao, Vera. Ciao. 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 Misia, cosa fai lì tutta impalata? Aspetta da Gisa, si va alla festa dell'uva, vieni. Vado a portare la spesa alla mia mamma e vi raggiungo, va bene? Sì, ma vieni, ti si aspetta. Campanina, cosa fai così conciata? Voilà, Bruno, vado alla festa dell'uva. Stasera faccio spettacolo per accumulare qualche centesimo. Capisco, con questi piedi di luna vengo anch'io, Quello scemo, al solito ce lo so marcio, ma ha fatto fare tardi. Oh, corre a litigare dopo 3 anni di fidanzamento. Lo sa com'è quel citrullo, basta che parli con un altro e giù parolaccio, non ne posso più. Ma dai, ovvio, che tanto pace fa pace uguale. Ma sì, ma chi se ne frega, andiamo alla festa dell'uva. E te con Alberto? Allora, ora ti racconto. L'altra mattina mi sono Thank you.
vino, tuo bicchiere a me. Vino, 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 il tuo bicchiere a me. Vino, 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 tuo bicchiere a me. Vino, 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 lo bevrò per te. Vedrai che prima o poi si accorgerà di te. Vedrai. È come al grado con me. Ah, quelli non pensano altro che a studiare. Ma se lo dici te. Vabbè, dai, Bruna, andiamo, va. Non ditemi che è già finita la festa. Eh sì, la festa è finita, purtroppo. Tu vedessi lo spettacolo di Pampanina. Ma finiscila. Che tanto me lo immagino. Sentite, che ne dite se andiamo a mangiarci una pignatura? Ah, sì, la lasciamo a te. Magari due panini. Va bene. Uela, siamo già al bacio, eh? Smettila, cretino. Venite, andiamo tutti allo sferisterio. Chi c'è? Un bel incontro, cieco contro lui. Però ci sarà da divertirsi. Ah già, ma io mi devo cambiare. No, dai, dimmi così. Chissà che tamburellate. Tamburellate, vorrei dire botte, già. Andando da Armando. Ciao. 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 Ciao Lidia. Ciao. Buonasera. Buonasera Misia. Buonasera signora. Buonasera. Buonasera Misia. Serata di festa stasera, finalmente. Già, magari per la festa del buco. Va bene, e penso che i piccioncini vogliano rimanere soli. Sì. Ma no, dottore, noi abbiamo piacere di fare due chiacchiere con voi. Sì, due chiacchiere, capisco che tipo di chiacchiere vorrebbero fare loro. Ma la fai finita. Arrivederci. Andiamo. Arrivederci. Bevi, vai. Allora. Alberto, ti devo parlare. Vieni, amore mio. Tesoro mio. Sono incinta. Come incinta? E com'è possibile? Ma ne sei sicura? Forse ti sei sbagliata. Non la vuoi, capisci? Senti, Misia. Conosco un dottore. Furono mesi di tribolazione per la giovane donna.
dovette dire del suo stato in casa e subire la sfuriata di suo padre Mauro, un carbonaio delle montagne di Reggio Emilia, duro e intransigente, che si era trasferito in questa città dove aveva messo su una bottega di legna e carbone insieme al figlio Tonino. Ma Tonino verrà? Verrà? Tonino verrà, so che c'è anch'io, se venisse mi darebbe una mano, sono indietro col lavoro. Ma verrà? Lui ha promesso che viene, ma è sempre al giro con quella bicicletta, con quei suoi amici, alla sua età ero giacchino che lavoravo. Non lo so se viene. Lui ha detto che viene. Forse, dopo, a pranzo, dopo pranzo, non lo so. Va bene, va bene. Mauro, la legna. La doletta, la zina, mattutine. Sì. La legna non manca. Però per la carbonella bisogna aspettare, perché Franco arriva sempre in ritardo. Anzi, questa volta penso che arrivi ancora più in ritardo, perché ieri l'ho strazzata a bozzette. Le bacce, le palle. C'era un pallino lontano, lontano, non si vedeva neanche. Ci ho fatto un tiro mansino, guardate che le bocce. Ma è geometria, è arte. Ciao, Mauro. Va bene. Allora per la carbonella quando arriva porto io, Misia, per un momento. È tutto il giorno che rimango con una cosa qui che non ci posso pensare. Voglio sapere chi è quella carogna che ti ha fatto questo dispetto. Perché ci voglio andare a parlare io, dando un riempino di sacramenti per fargli capire che non si deve trattare così la brava gente, una bella ragazza come te. Allora? Come si chiama questa carogna, eh? Come si chiama questa carogna? Misia! Misia! Finalmente si chiude bottega. Misia, io ti voglio bene, te l'assicuro. Lo so, Renzo, ma vedi, non è facile per me. Il bambino l'ho voluto e deve nascere per l'amore che ho provato per Alberto. Hai provato? Quindi vuol dire che adesso... No, queste sono cose mie. Io ti sono grata per il pensiero che hai avuto. Lo so che avresti tenuto anche questo bimbo che sta per nascere. Ma non sarebbe giusto, soprattutto per lui. Ora qui te? Che cosa ci sei venuto a fare? Beh? Beh, Mauro, voglio sposare Misia. Ma questa sì, che è una bella notizia! Bravo, bravo, bravo! Aspetta qui un attimo, Finalmente hai capito, Misia! 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 Vieni giù, che c'è qualcuno che ti deve parlare! Ora? Ora che mancano 2 minuti alla nascita del tuo figliolo, ti fai vivo? Ora ti fai vivo? Certo, c'è la ghigna che ci rimbalza l'acciaini. Ora, ora che non ti voglio più, ora che non ti amo più. Misia, io ti ho sempre voluto bene. Chi lo dice, scemo? Sai, dicono tutti che sarà un maschio. Senti lì che popò di pedate. Lo chiameremo Donato. Donato? Qualcosa che non va? Non ti piace? E chi si azzarda di nulla? Va bene. Sarà pronto per la cronaca locale. Stia tranquillo. Dottor,
Misia, sta partorendo, corrite! Misia, sta partorendo, corrite! Misia, non ha bisogno di dottore, partorisce da sola! In una calda giornata del 1933, allietata da un sole estivo, nasceva Donato. In una piccola casa sugli scali delle Barchette, nel rione della Venezia, nel cuore della Tura, proprio accanto alla spiaggia arenosa dove i calafati impeciavano, costruivano i navicelli. Donato visse i suoi primi anni e puppò, come dicevano i vecchi del quartiere, l'aria sarsa e catramosa e i refoli del libeccio che si infiltravano nelle stradine e sull'acqua dei fossi di quel rione situato nell'Angiporto. Al centro di una bagnatela di canali che le aveva valso il nome della Serenissima. In quel rione la gente era tanto rozza e tignosa contro le prepotenze quanto generosa e pronta a levarsi la camicia per il prossimo. Mi lasci stare, zombie! Ma io mi metto a paura! Ma sono andati in mare, ve ne siete, vai! Come mai così triste, Donato? Giovannino è morto, era mio amico. Ma te chi sei? Come? Non mi riconosci? Con tutti i libri che hai letto su di me? Ma non vedo la tua faccia. Io sono Bartelloni. Bartelloni, non ti chiami Pasquale. Ma che cosa dici? Io ho combattuto per la libertà del mio popolo e ho lottato per i miei ideali. Cosa sono gli ideali? Hai ragione, Donato. Ecco, vedi, gli ideali sono sogni da realizzare. Non so, per esempio, ti hanno mai chiesto che cosa vuoi fare da grande? Hai voglia, se quando non hai altro da dire, i grandi ti chiedono sempre quello. Ecco, quando tu dici quello che vuoi fare da grande, esprimi un tuo ideale. Ho capito, allora voglio fare lo scrittore. Bravo, proprio così. E te cosa vuoi fare da grande? Io ho combattuto contro i prepotenti e ho lottato per il Risorgimento. Risorgimento? Oggi non esisto più questo tipo di ideale. Se mi guardo intorno, vedo che oggi si pensa solo a gozzovigliani. Non so, forse questa è buona cosa. Forse ci sono meno problemi. Dove vai? A pescare? Ciao Bartelloni. Ciao Donato. Ma lo sai che ti ho visto in uno dei miei sogni? Ah sì? Spero che avessi fatto buona pesca. No, eri un eroe del Risorgimento. Un eroe del Risorgimento? Io? Ma da dove te le levi queste idee? Dai libri, no? Sui libri dove puoi sapere cose che per viverle non ti basterebbero 10, ma che dico, 100 vite. E sicché sui libri hai visto me, che ero un eroe. Ma che balle stai inventando? No, ma tu assomigli molto a un certo Bartelloni. E chi sarebbe questo Bartelloni? Te l'ho detto, un eroe del Risorgimento. I libri. Ho smesso di andare a scuola che non avevo ancora compiuto 8 anni per andare ad aiutare mio padre. Con l'acqua, il vento, il caldo, sempre in barca. E all'alba quando si tornava alla nostra casa era sempre la barca. Vedevo i miei compagni andare a scuola con i loro bei grembiulini. E io lì, pronto ad eseguire gli ordini di mio padre per magari non rischiare di prenderli.
Comunque fai bene, Donato, perché i libri sono importanti. Ciao, Bartellone. È la vita un sogno per me. I ricordi mi sembrano veri. I miei sogni son sempre sinceri, tra storie d'amore e il cuore che va. La realtà di ogni giorno è più dura, ci succede anche senza pietà. Si può dare l'amore più vero, un cuore sincero, che sogno è per me. Donato, Donato, ma cosa ci fai qui da solo? Che salutavi che non c'è nessuno? Parlavo con i giovani vecchi. I vecchi? Ci risiamo coi vecchi? Ma quali vecchi? Quelli di tanto tempo fa. I vecchi, no? Un'altra volta coi vecchi, ma sono giovani o sono vecchi? Erano vecchi, mamma, ma erano giovani. Chi ti capisce, bravo, Donato. La devi smettere di raccontare a giro a tutti quello che sogni. Perché la gente ti piglia in giro, Donato. La devi smettere, perché se la cosa viene al mio orecchio, io gli lavoro sete col prosciutto a questi. Te non ti devi far mettere i piedi in testa da nessuno. Neanche approfittarti della gente, ma non farti mettere i piedi in testa da nessuno, capito? Vai, ora andiamo, che mamma c'ha da fare. Oh, Donato! Come mai quella faccia? La mia mamma mi brutta perché sono i vecchi. I vecchi? Chi sono questi vecchi? Hai ragione, li chiamo io così per semplificare. Okay. Sono quei personaggi che leggono i tuoi libri. Ma te la devi capire, la tua mamma. Quei figlioli la fanno a matti. Il tuo babbo non trova lavoro. E poi ci mette anche te, con le sue fantasie. Ma come fantasie? Sono sui libri, no? Sì, ma il problema è un altro, Donato. È che te ti imbamboli sempre. Sei svagato. Te viaggi sempre sulle nuvole, bimbo mio. E allora perché mi hai dato tutti quei libri da lei? Sono Francesca. Lo vedevi lui. Aspetta, metto una busta. Sono fatte al banco, Le paghi domani. Ciao, ciao. Allora? Io ti ho detto di leggerli. Non di farci sopra delle fantasie. Anche se ti devo dire una cosa. Ogni tanto uscire dalla realtà fa mica tanto male, sai? Anch'io sogno. E mentre sono qui che lavoro, vedo e faccio il mio spettacolo, perché io sono un grande artista dentro. Sei un grande artista? Che bello! Ma no! Un professore di lettere! E dai! Non ci posso credere! Stai facendo il Ciabattino! L'importante è sapere chi siamo dentro. E chi non capisce i tuoi reali valori interiori non capirà mai neppure i tuoi sogni, caro mio. Allora la mamma... E ci risiamo. Ma non capisci? La tua mamma è solo preoccupata, lei ti ama, lei i tuoi reali sentimenti li capisce davvero. Ma se sei professore... Perché non insegni in una scuola? Non lo vedi? Ma non lavoro a scuola. La mia scuola è la vita. Entra un cliente, ci parlo, lo interrogo, lo boccio. Entra un altro, ci parlo, lo scruto, promosso. Te per ora sei promosso. Sai cosa ti do io? Dei libri. Non ci fare troppe fantasie e vai a mamma. Ciao! Grazie, Cecco. Ciao! Ciao, ciao, bello! È la vita un sogno per me. I ricordi mi sembrano veri. I miei sogni son sempre sinceri, tra storie d'amore e il cuore che va. La
realtà di ogni giorno è più dura. Ci si uccide anche senza pietà. Si può dare l'amore più vero, un cuore sincero, che sogno è per me. La spada e gridai: Garibaldini all'attacco, e viva l'Italia! Donato? Ah, mamma, lo sai che Garibaldi stava di casa nella nostra città? Ma lo so, sì, non ci vai tutti i giorni a comprare il vino in via Caprera. Ma mica lui, quello che dico io, era un eroe, l'eroe dei due mondi. Garibaldi, un eroe. C'è anche il vino buono da lì essere un eroe. Ma non quel Garibaldi. Mamma, ora te lo ridico. Oh, Torzolo. Ho capito che dici. Garibaldi, quello dei mille con le camicie rosse. Quello con la barba lunga, i capelli lunghi argentati. Ah, oh, com'era affascinante. Il marito di Anita. Matteo, che pensi? Guarda, wow, eccoli. Ma ti rendi conto, Pampanina? Non sa nemmeno cosa deve dire e vogliono governare il mondo. Lasciali perdere, Adalgis, abbiano a fare peggio. Allora, cosa succede? Chi c'è sul palco? Chi può che ci sia, il gran gerarca Iello. Facciamoci due risate, allora, vai. Il nostro duce ci condurrà verso i traguardi più ambiti, verso la vittoria! L'impero romano risorgerà! Bravo, 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 bravo! La Somalia è oramai nostra! I nostri camerati nazisti ci aiuteranno a far divenire questa nostra nazione possente! Bravo, bravo! Ma guardate quelle seme come applaudono! Ma Bruna, loro saranno le future imperatrici! Italia! L'Italia è destinata a divenire un popolo con le palle! Bravo, bravo! Ma guarda questo bistro! Mezza sega! Dammi cazzotti, ma appena posso... L'Africa sarà solamente l'inizio! Il nostro più grande potere. Gli altri popoli aspettano la nostra grande civiltà e noi la perderemo! Noi Non staremo mai dalla loro parte. Nemmeno morti. Popolo superiore che guiderà intero mondo! La duce! Ma vai a fanculo, vai. Frasco vuoto, sì. Tanto a tuo marito gli piace il vino. Ciao, ciao Gina. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ma bevi vino? Oggi tardi. Alla salute, padre. Segna, mi costa più di lapis che di vino. Ciao. Buongiorno. Ma vedi quello laggiù? Quello. Quello è uno che si rovina. Lui e tutta la sua famiglia.
con tre figlioli poi, tutti piccini. Garibaldi, buongiorno. Buongiorno. Un litro di bombo per il mio maritino. Come? Per quello che beve lui, perché ha detto sennò sarebbe esce. Tieni. Grazie. Ah, sei sempre qui. E bevi di mattinata. Ma cos'è successo? Mi hanno licenziato. Come? Licenziato? Un'altra volta? È nova. Se vanno solamente a bere e a far figlioli te. Poi loro se la pigliano con te per la politica, eh? Sì, ma questa volta mi ci trovano. Vedrai che mi ci trovano stavolta. Troverò un altro lavoro. Ma certo, un altro lavoro, come no? Come quest'anno. Un lavoro di 2 giorni da guadagnare 2 lire e poi 10 giorni a bere. Ma stavolta ci parlo io, sai, con quei gradassi. E voglio vedere se non ti trovano da lavorare stavolta. Voglio proprio vedere. E te muoviti e vieni a casa, che ci sono tuoi figlioli che ti aspettano. Andiamo. No. Sì. Ah, certo. Bellezza, amore, ti piaccio, sì. Mi piaci, io ti amo, ti voglio bene, ti bacio. Baci, baci, baci. Oh, beneficenza, amore. Ma lei di uno, lei. A noi? A me è una sega, a noi. Il mio marito ha perso il lavoro. Io non so come dare da mangiare ai miei figlioli. E voi mi venite a rompere le scatole con questo a noi. A me mi pare di morto, ma di morto a voi. Ma cosa dite, donna? Dico che avevate promesso tante cose. Il lavoro, eh sì, perché l'impero, la Somalia, la Abissinia, Se cosa me ne frega a me De Mori, ce l'ho già in piazza. Io voglio un lavoro per mio marito. La settimana prossima sarò io a Roma. E vi introdurrò, donna, vi introdurrò. Ci sarò. Vedremo. Fate ricetto. Voi? Parli pure con me. Avete un appuntamento? Abbiamo un appuntamento con il Duce. La signora Beneficenza. Il nostro professor Barma ha già provveduto a 25 tesi sulla dottrina della Chiesa Nazionale Tedesca. Già. Io voglio però mantenere buoni rapporti con il Vaticano e non auspico a breve una Chiesa cristiana unica nazionale tedesca in Italia. C'è poi la missione ebrea. Sarà necessario abolire il Vecchio Testamento in quanto ebreo. Il Führer vuole risolvere questa questione il prima possibile. Beh, ne sto occupando io. Una madre di famiglia è sempre un'italiana vera. Luce, io sono italiana, ma anche mamma di 5 figlioli che hanno una fame dal lupo e che si mangerebbero anche la scoderta. Bene, veri maschi per la patria. No, Duce. Maschi e femmine. Per me i figlioli sono tutti uguali. Non so se l'ha presa. Maschi sì. Ma non so quanto potranno essere utili per la patria se continuano a patire questa fame qui. Oh, Duce. Qui si va in Somalia, si va a sfamare i somali. Io non ce l'ho con loro, intendiamoci. Ma noi qui si patisce la fame vera. Quella che fa bene i buchi nello stomaco. Tornate a casa. Vostro marito avrà nel giro di un paio di giorni il suo lavoro. Andate fiera dei vostri figli. Date a questa madre di famiglia tutto ciò che le occorre. E fatela viaggiare in carrozza di prima classe. Andate ora. E ricordate, viva l'Italia, sempre. Viva l'Italia! Viva l'Italia!
Dal Gabbro, paese fra Pisa e Livorno, dove eravamo scappati dopo il primo bombardamento che aveva distrutto gran parte della nostra città, si era sfollati a Matelica, un paesino nelle Marche dove faceva un freddo così buggerone che il naso diventava rosso come un pomodoro maturo. Noi bimbi, anche se era buio, si andava in giro per il paese insieme a Fra Claudio, coi morsi della fame, per cercare qualcosa da mangiare e riempire quei buchi senza fondo che si aveva nel buzzo. E magari portare qualcosa da mettere sotto i denti ai nostri fratelli più piccini. Perché sono venuto in questa chiesa, Claudio? Perché qui c'è un vecchio amico fraterno che vi potrà aiutare quando io sarò impegnato in altri posti. Come amico? Anche lui frate come te? È un buon amico, un buon religioso, ma non è un frate come me. Lui è di un altro ordine. Che cosa vuol dire di un altro ordine? Che è come Claudio, ma che ha avuto una nascita religiosa differente. Vero, Claudio? Vero. Infatti, padre Giovanni è un frate trinitario. Trinitario? Questo non lo so neanche io cosa vuol dire. Devi sapere che questi coraggiosi religiosi andavano a giro per il mondo cercando di far liberare gli schiavi di religione cristiana e musulmana che venivano tenuti prigionieri nelle carceri di quei tempi. Quali carceri? Quali tempi? Fatelo parlare e ascoltate. Le carceri in quei tempi si chiamavano bagni penali e gli schiavi venivano torturati crudelmente, ma per fortuna questo avveniva tanti anni fa. Tanti quanti? Almeno 800. Oh, 800 anni? Mamma mia, che coraggio che dovevano avere. Certo, tanto coraggio. Pensa che addirittura si offrivano loro in scambio agli schiavi pur di liberarli. Claudio, Claudio, Claudio. Claudio, Claudio, amico mio. Poi parliamo di noi e pensiamo ora ai bambini. Credo che abbiano molta fame. Calma, calma, ce n'è per tutti. Lo faresti anche te se avessi la loro età. E poi con questo freddo chissà che fame hanno. Perché prendi la pentola solo te? Lo so, ma beh, al Catrimone ci sono tanti bambini come noi. E non è giusto che bravo, ci scaldiamo. Bravo, figlio. Allora prendila e portala a casa. E fai modo di dividerla con tutti e mangiarla in salata. Sì, padre, ci mangio io. Anna, Annie, andiamo. L'acqua del torrente continuava a brontolare, passando fra i rami delle piante e l'erba cristallizzati dal gelo. Il freddo penetrava nell'ossa, ma eravamo bimbi e si aveva quella vitalità piena d'entusiasmo e d'ardore che riscalda la carne e l'ossa. Anche se la nostra fame inestinguibile a volte cancellava gli slanci del nostro spirito inquieto. In quei giorni avevo un'amica per le mani, Isa, il mio primo piccolo grande amore. La lontananza dalla mia terra, nonostante quel mio dolce amore per quella bimba, mi portò però a pensare al mio mare e alla mia gente. E tu chi sei? Sono Donato. Vi posso fare una domanda, signore? Certo. Ma il vostro nome? Io sono un musicista. Mi chiamo Mascagni. E quello chi è? Signore, lo conoscete? Quello è un grande artista, un grandissimo pittore. È il grande Amedeo Modigliani. Vieni che te lo presento. Ma non vi vorrei dar noia. Ma no, vieni. Amedeo, come va? Rimorsi. Rimorsi per cosa? Per quelle teste che buttai nei fossi. Quali teste? Quelle teste che scolpii quando tornai da Parigi. E poi buttai nei fossi olandesi. Ora la gente si dà da fare per cercarle, ma non le trova. Mi hanno fatto anche una burla. Vedi, noi a Livorno siamo fatti così. Siamo artisti, pittori, musicisti, navigatori, eroi, condottieri, commercianti. Tutti impastati con l'ironia e col sarcasmo. Chi ci vuole ci prende così. Questo è Donato, un giovane della nostra bella città che accomuna una profondità d'animo ad una spiccata intelligenza. Non per nulla è di Livorno. Ma quella chi è? Mia madre. E perché è così triste? Mia madre non è mai triste. E quelli chi sono?
compagni della mia vita, gente, anche loro artisti in un certo senso. È vero. Mi ispirano una musica dolce, vigorosa, forte, come piace a me. Seguiamo. Non mi lasciate solo, dove andate? Tu non sarai mai su. Hai i valori della vita. Ascolta, Donato, quello che ti dirò potrà esserti di grande aiuto in questo momento. Quando le giubbe bianche austriache entrarono in città, in molti si arresero, un po' perché stremati, un po' perché feriti, anche se avevano combattuto eroicamente come il Piva, il Ghilardi, il De Sarre. Lo stesso Guarducci fu costretto dai suoi amici ad arrendersi. Ma io non lo feci. Io restai lì con i pochi e con i bersaglieri della morte a difendere la porta di San Marco. Restasti solo? Beh, non proprio, con pochi fedeli. E poi? E poi fui catturato. Ma al momento della fucilazione avevo un solo pensiero. L'Italia. L'Italia libera dall'invasore. Mamma e Bruna riuscirono a far liberare Babbo e gli altri uomini. Ma da quella sera tutti coraggiosamente decisero di aiutare i partigiani a portare in salvo i soldati russi. Deve essere successo qualcosa. Dovevano essere già qui. Non mi piace. Meglio andarcene, andare giù alla chiesa, da Minsk. Aspetta. Cosa? Sei sicuro che questa sia la direzione giusta? Tonino e Luigi sono andati da Alberto, senza neanche dirci dove cazzo si trova la chiesa. Che ne so, questa merda tipo Scaglia ci capisce solo Donato. Sì, ma adesso ci siamo io e te. E quelli non scherzano, sai. Non ti cagherai addosso proprio adesso. Un po' di stizza io ce l'ho. Misia ci aspetta alla chiesa. Guarda, lassù, quello è il masso che ci hanno detto. Andiamo. Presto, andiamo. Che è venuto a fare qui? Ma che è venuto qui? È venuto a fare la spia, eh? Cosa sta venuto? No, aspettate, aspettate, i tedeschi hanno ucciso mio marito, mio figlio. Sanno già tutto di voi, dovete scappare. È troppo pericoloso, meglio abbandonare. Sì, andiamo. Ma fermi! Devono essere i tedeschi. Sa che hai ragione. Presto, andiamoci. No, no, fermi! Ve l'avevo detto, sono loro, sono loro! Ma dovevano venire da questa parte? Sono loro! Presto, voi! Andate a avvisare Misia, che sono arrivati! Andiamo! Sono arrivato! Gino, Rolando, e ciao, stai attenti! Donato, ascoltami!
Io lo devo dire a lui perché è più grande. Ascolta, Donato, stasera bisogna andare a Squinceri, eh? I partigiani ci avranno da liberare una ventina di prigionieri russi. Dobbiamo andare lì. E te che conosci Metallica come le tue tasche, che andrai avanti in un centinaio di metri. E dovresti essere attento. Attento che non ci siano fascisti e nazisti. Perché se ti pigliano non ti danno nemmeno il tempo di dibai. Hai capito, Donato? Hai capito? Andiamo. Veloce. Andiamo. Andiamo. Vai, vai, vai. Partirà il primo gruppo. Dopo mezz'ora si è affilato tutto liscio. Partirà anche il secondo. Bene. Adesso andiamo a dormire. Bene. Abbiamo 2 ore di sonno. Ragazzi, che dormiamo. Dai. Dobbiamo passare la notte per arrivare qui a lì. Я уж благодарен вам за то, что вы спасаете жизнь моим солдатам. И у меня солдаты. Грати. Идем. Pampanina aveva attirato su di sé i tedeschi scappando, salvando così tutti gli altri. Durante quelle pericolose azioni partigiane molti russi furono portati in salvo, ma altri purtroppo uccisi. E dei nostri molti furono fucilati o barbaramente torturati. Una sera io e mio fratello Enio ci si andò a rimpiattare nella bettola, dove di solito il generale testa pelata delle SS si riuniva coi fascisti e nazisti. Delle sere sotto quel fanale, presso la caserma, ti sto ad aspettare, anche stasera. Con te, Lili Marlene. Con te, Lili Marlene. 3 mesi dopo, ai piedi del Monte Camerino, zio Tonino morì impiccato dai nazisti, perché con 2 bombe a mano aveva cercato di arrampicarsi su un carro armato Leopard per farlo scoppiare. E altri dei nostri furono purtroppo fucilati per rappresaglia. Donato, che ci fai qui? Presto, dobbiamo andare lassù. A fare cosa? Ho freddo, babbo. Halt! Italianen! Walking get here! Halt! Halt! Noi torniamo a casa. Walking get here! No, schnell! Noi torniamo Donato, a casa. Vai schnell! A casa. Donato! No, scappa! Donato! Donato, scappa! Lì a mamma che mi hanno arrestato! Scappa! Misia, Misia, che cosa è successo? Non arrestati. Arrestati? Sì, non arrestati. È possibile, non ci posso credere. Bisogna andare a liberare. Andiamo, andiamo.
Donato, te che sei il più grande, stai attento a tuo fratello, mi raccomando, e te hai capito? Vai tranquilla, vai Misia, che ci penso io a Donato, lo guardo io. Andiamo, bimbe, andiamo. Ma lo sapete cosa si fa, bimbi, domani? Passò quasi un mese, tra alterne e drammatiche vicende mangerecce e tanta nostalgia di mamma e babbo. Si venne a sapere che Bruna, detta la Sciuscia, era miseramente morta, sotterrata ancora viva, perché da sola aveva coraggiosamente affrontato i militari nazisti per liberare i prigionieri. Anche se però non fu mai più ritrovata. Si sofferse anche un po' di fame. Poi il buon vecchio Pinerone cominciò a invitarci a mangiare e a giocare a casa sua. Io, che avevo una smisurata fiducia in mamma, tenni testa che ormai la dava per morta, e lei, una sera, apparve in fondo alla stradina. L'hanno portata in Germania. Era meglio se fossero morti. Alceste morì ad Auschwitz, Gino a Bergen-Belsen. Babbo e Rolando ritornarono, ma in che stato ridotti. Vino, mattane, e non furono più buoni a fare una vita normale. Niente lavoro, ubriachi dalla mattina alla sera. Babbo buono solo a fabbricare figlioli, e ne fece fare altri 3 a mamma dopo 5, prima che le venisse un colpo, e costretta a dover vivere su una sedia a rotelle, per 9 anni prima di morire. Queste cose però facevano capire che eravamo vicini alla fine della guerra. Quanto mi riguarda poi di come avessi queste visioni di personaggi storici o vecchi, come li chiamavo io, non mi è mai stato dato di capire, e questi viaggi sognanti si sono ripetuti periodicamente fino a oggi, ma ancora non so quale significato abbiano. Certo è che queste mie visioni e i ricordi di quel triste periodo mi hanno fatto capire quanto la mia città ha dovuto soffrire per raggiungere il benessere che oggi i giovani hanno trovato bello e spiattellato. Anche in mezzo al marasma della guerra ormai finita, a quelle rovine materiali e morali, la vitalità della sana gente della mia città si era rivelata una volta di più nella sua tenacia. Si erano riassettate difatti le strade, riattivate le industrie, riparati fabbricati, costruiti nuovi palazzi, inaugurati lussuosi negozi, si era insomma lavorato con fede. Se poi una minoranza senza scrupoli aveva trafficato e si era arrangiata, questo non conta, e in ogni modo è meno di quello che ha fatto o farebbe qualsiasi altro popolo.
Semmai, tanta scaltrezza si potrebbe pittorescamente riallacciare proprio alle origini della mia città, nata da un cacciucco di tipi senza passaporto, gente scapestrata, furba, scanzonata. Gente che urla, smanaccia, che si infisca di tutto e di tutti. Insomma, una stirpe particolare. Una stirpe proveniente di certo da terre misteriose e lontane. Una stirpe discendente da chissà quale razza. Ma di sicuro, una stirpe con le palle quadrate. Una stirpe, insomma, che a me piace definire la stirpe di Morgiano. Salvatore! Salvatore, ma andiamo! Andiamo a chiudere sto stanca morta, forza! Dammi una mano! Ma quello, ma cosa è successo? Si sarà sentito male! Ma va bene! Ecco chi è! Ma vedi? Donato, ma andiamo che sono stanca! Sempre a pensare al tuo film, Donato, ma mica te lo faranno girare, lo sai, andiamo! Vuoi andare a casa? Ma forza! Salvatore, vai a spingere le luci che andiamo a casa! Andiamo a dormire al cinema! A dormire al cinema! Donato, il film è finito. Thank you.
chiedo.